Cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Spiritus Domini, replevit orbem terrarum, et hoc quod continet omnia scientiam abet vocis. Alleluia! Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle scritture. A tutti è capitato di osservare qualche volta la scena di un'auto in panne con dentro l'autista e dietro uno o due persone che spingono faticosamente, cercando inutilmente di imprimere all'auto la velocità necessaria per partire. Ci si ferma, si asciuga il sudore, ci si rimette a spingere. Poi improvvisamente un rumore, il motore si mette in moto, l'auto va e quelli che spingevano si rialzano con un sospiro di sollievo. È un'immagine di ciò che avviene nella vita cristiana. Si va avanti a forza di spinte, con fatica, senza grandi progressi. E pensare che abbiamo a disposizione un motore potentissimo, la potenza dall'alto, che aspetta solo di essere messo in moto. Ebbene, la festa di Pentecoste dovrebbe aiutarci a scoprire questo motore e come si fa a metterlo in azione. Verranno oggi proposte due letture. La prima è estratta dal libro degli Atti degli Apostoli, in cui l'autore Luca descrive l'avvenimento dell'effusione dello Spirito Santo come una scena percettibile visivamente. L'altro brano è estratto dal Vangelo di Giovanni, che riferisce come Gesù si manifesta il giorno stesso della risurrezione ai discepoli ed effonde su di loro lo Spirito Santo. Siccome su questo brano evangelico, appunto il secondo, abbiamo fatto il commento la domenica di Pasqua, oggi ci soffermeremo in modo particolare sul testo degli Atti degli Apostoli. Cari amici, buon ascolto e attento ascolto. Spiritus Domini, dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia,
dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Riceverete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Pentecoste è una parola greca che significa cinquantesimo giorno, e si celebra infatti 50 giorni dopo Pasqua. Anticamente la Pasqua era la festa di primavera e la Pentecoste l'inizio della raccolta del grano. Agli ebrei la Pasqua ricordava il passaggio del Mar Rosso, e la Pentecoste i comandamenti donati da Dio a Mosè e al suo popolo sul Sinai. Per noi cristiani la Pasqua è la risurrezione di Gesù, e la Pentecoste l'effusione dello Spirito. Gesù a Pasqua se ne va al cielo, Ascensione, ma a Pentecoste ritorna sotto un'altra forma, lo Spirito. Allora, che la Pentecoste venga 50 giorni dopo la Pasqua indica che un tempo è finito. Il tempo del Gesù terreno e delle sue manifestazioni è giunto a compimento, e si apre un nuovo tempo. Il tempo dell'uomo, della Chiesa e dello Spirito. Cosa sta succedendo? Gesù è morto e gli apostoli sono presi da paura. Per loro questo è un momento di crisi forte, profonda, radicale, decisiva. Gli apostoli quindi si chiedono: e adesso che si fa? Quante volte mi anche noi ci troviamo in questa situazione e ci diciamo: e adesso che si fa? Alcuni esempi pratici. Il tuo fidanzato vive in Toscana e tu sei del Veneto. Ti dice: ci sposiamo? Tu avresti la possibilità di farti spostare il lavoro lì, e lo ami tanto, ma andartene in Toscana vorrebbe dire lasciare tutti gli amici, le relazioni, il tuo mondo. Che si fa? Altro esempio. Fra te e tua moglie non va male, vi capite? Siete d'accordo sull'educazione dei figli? Vi volete bene? Ma c'è qualcosa che non va. Il fuoco dell'amore non si accende. Il rapporto tira avanti un po' stancamente.
quello che capita solitamente. E che si fa? Stai facendo la tua vita poi. Il lavoro ce l'hai. La famiglia, moglie, figli, pure gli amici anche. E tutto sembra andare bene. Ma in realtà dentro sei spento, procedi per forza di inerzia. Altro esempio, vai in chiesa, rispetti le regole cristiane, sei generoso, ma non c'è desiderio nella tua fede, non c'è passione quando parli di Dio. Quando parli di Dio sembri un insegnante che fa la sua bella lezioncina, non un innamorato. Perché? Che si fa? Che si fa in tutte queste situazioni? Ecco, così è successo agli apostoli. C'è una legge che dice: non si può risolvere un problema allo stesso livello del problema. Per risolverlo bisogna passare a un livello più alto. Allora, passiamo al livello più alto. Cosa è successo il giorno di Pentecoste? Pentecoste per gli apostoli è stato un salto qualitativo, diciamo quantico, cioè da un livello di superficie più basso sono passati a un livello più alto, interno. Dall'esteriorità sono passati all'interiorità. Guardate, nella prima lettura, è il centro della festa di oggi, sono gli Atti degli Apostoli, infatti, e non i Vangeli, che descrivono la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. E vi sono tre immagini. Il vento, ma non è tanto un vento esterno, materiale, ma interno, spirituale. Il vento è la libertà che tu puoi avere. Se ce l'hai, hai il coraggio di uscire, di esporti al giudizio, di affrontare le sfide, di osare, di rischiare, di esprimerti per ciò che sei, eccetera. Se non ce l'hai, sei nella condizione degli apostoli prima della Pentecoste, pieni di paura. Poi c'è l'immagine del fuoco, il fuoco. Le lingue di fuoco non sono lingue fisiche, ma è il fuoco che si accende dentro, la passione che ti arde. Il fuoco è la forza, la passione, la tenacia, l'ardore, il coraggio, l'essere preso, ecco. Giocate del tutto per una causa o un motivo, l'entusiasmo, la vitalità che brucia e arde dentro. Se non ce l'hai, sei come gli apostoli prima della Pentecoste, i freddi, senza motivazione, rinchiusi. Poi la terza immagine, parlare le lingue. Non è che in un attimo sapessero tutte le lingue del mondo. Penso che non tutti si sia d'accordo su questo. La lingua che parlano è la lingua del cuore, dell'amore, quella lingua che tutti capiscono se sono vivi, la lingua che ti tocca, che ti fa vibrare, che parla il tuo cuore. Gesù non c'era più,
è salito al cielo, no? Non c'era più. Ma questo non cambiò. A questo livello, a livello storico, materiale, Gesù non lo videro più come prima e non gli poterono più parlare come prima. Ma ad un altro livello, più alto, spirituale, lo avevano con loro e dentro di loro come libertà, come passione, come coraggio, come amore. E da questo punto di vista lui era sempre con loro. E allora ritorniamo al fidanzato in Toscana. Questa decisione sconvolgerà la tua vita. Che ti serve? Un salto di fiducia. Se non metti prima il fuoco dell'amore, se non ti dai il permesso di seguire il tuo cuore mettendo a tacere la paura, troverai sempre una buona giustificazione per non farlo. A livello materiale, la paura dice: ce la farò? Sarò in grado? E se poi non va? A livello più alto, spirituale, provaci, segui il tuo cuore. Cioè, datti il permesso di prenderti ciò che desideri. Vivi, ci vuole spirito. E ritorniamo alla moglie e al marito. Se si rimane a livello materiale, di parole, non ne vieni fuori sicuramente. C'è qualcosa che non va più. Ci si rinfaccia, no, accuse. Tu hai detto, tu quella volta, io non ho detto che. Cioè, ci si accusa, ci si giustifica. Ma cosa serve? Serve lo spirito. Un salto di qualità. Meglio ancora, un salto di relazione. Vuol dire che al di là dei problemi, delle parole, di ciò che è successo, facciamo leva sul nostro amore e sul bene che c'è fra di noi per capire l'altro più in profondità. Poi l'andare in chiesa, anche qui, se non avviene un salto di fede, vedo quelle persone a messa nascoste dietro le colonne. Beh, la fede non si può mai misurare negli altri, però se non avviene un salto di fede rimarrai un semplice esecutore di regole. C'è il precetto che dice di andare a messa, ci vado, sono a posto. Ma a livello materiale la domanda sarà: sono a posto? Sono in regola? Sono sufficientemente bravo per Dio? A livello spirituale più alto, invece senti che Dio è qualcuno di cui innamorarsi, di cui appassionarsi, che proprio ti fa cambiare modo di pensare, credere e vivere. La tua insoddisfazione. Poi, a livello materiale, cercherai di risolverla distraendoti con un viaggio, facendo questo, quello, credendo che la nuova iniziativa ti farà felice. Un viaggio turistico, per esempio. O pensando che è solo un periodo e che bisogna accontentarsi della vita. Ma a livello spirituale, invece, devi fare un salto. Se non trovi un senso profondo per cui vivere, un motivo che catalizzi le tue energie, sarai sempre insoddisfatto. Il grande compito di
di ciascuno di noi è di trasformare il materiale in spirituale. Il grande simbolo è la croce e il crocifisso. Teniamolo presente. La croce è formata da due braccia, vedete qui, formata da due braccia. Uno orizzontale e uno verticale. Su quello orizzontale ci sono le braccia aperte di Gesù che prende, accoglie, raccoglie, accetta tutto ciò che c'è nel mondo. Odio, cattiveria, ingiustizia, morte, tradimento e via dicendo. Su quello verticale c'è Gesù che porta, eleva, trasforma tutto questo in opera di salvezza. Per questo possiamo dire che la sua croce, che da un punto di vista materiale, storico, è un obbrobrio di ingiustizia e sadismo, ecco, è la nostra salvezza da un punto di vista spirituale. La croce è veramente lo strumento con cui lui ci salverà. Gesù, cioè, dà un senso alle ingiustizie e all'odio stupido e ingiusto che riceve. Ciò che gli capita ha un senso? No. Storicamente è una brutalità, una bestialità. Ma adesso Gesù trasforma il non senso in senso, cioè in opera di salvezza. Ecco perché diciamo che Gesù è il grande sacerdote. Sacerdote, chi è? Sacerdote è colui che fa sacre le cose. E Gesù sacralizza questa umanità che lo uccide. Gesù è anche pontefice. Pontefix, ossia fare ponte. È colui che fa da ponte, che mette in contatto il materiale e lo spirituale. Ma non solo Gesù. Tutti noi siamo chiamati ad essere sacerdoti. Tutti noi siamo chiamati ad essere pontefici, cioè a trasformare il materiale in spirituale. Qualche esempio. Un amico non mi chiama più da tanto tempo. A livello materiale provo dolore, anche rancore. A livello spirituale imparo la libertà delle relazioni. Mio padre e mia madre si sono separati e io ho sofferto tantissimo e ne porto ancora i segni. A livello materiale, dolore e rabbia. A livello spirituale, Dio è padre e madre che non mi lasciano mai. Invecchio, ho le rughe e non sono più avvenente e attraente come una volta. A livello materiale, odio per la vita e il giovanilismo. A livello spirituale, l'occasione proprio per impostare la mia vita su altri valori. Vedo poi una persona che sta sprecando la sua vita. A livello materiale, rabbia per ciò che fa. A livello spirituale, imparo e accetto che ciascuno è responsabile
di sé, della propria vita. Questo teniamolo presente, così non arriveremo più a giudicare. Vedo una persona che, se si facesse aiutare, starebbe molto meglio, ma non lo fa. Lui dice, questa persona, sono esaurito, ma a livello materiale, rabbia, mi viene da dire. Male che vuole, non vuole, oppure te lo vuoi. A livello spirituale, accetto la mia impotenza. Non posso cambiare gli altri e non posso fare ciò che loro devono fare. Allora, tutto ciò che succede, vedete, viene elevato, trasformato, sacralizzato. La materia diventa spirituale. Ciò che è basso diventa alto, ciò che è senza senso inizia ad averlo per me. E quando il sacerdote trasforma un po' di pane, materia, in corpo di Cristo, e un po' di vino in sangue di Cristo, vedete, c'è materia e spirito. E ci sono anch'io su quell'altare, sacerdote della mia vita, a trasformare, elevare, sacralizzare i miei giorni e ciò che mi succede. Amici, tutto è spirituale per chi ha lo spirito nel cuore. Tutto invece è materiale per chi non si eleva e non diviene sacerdote della propria vita. Dan Millman, io lo pronuncio così perché non so pronunciarlo nella lingua propria, Dan Millman, che è un autore famoso per il libro La via del guerriero di pace, scritto nel 1985, è famoso anche per il film La forza del campione, uscito nel 2006, è nato nel 1947, è stato campione del mondo dal trampolino. A un certo punto fa un incidente in moto, penso che si sappia questo fatto. Si rompe le gambe e dichiarano i medici, forse camminerà, ma a malapena. Da un punto di vista materiale non puoi che dire che sfortuna. E adesso? Ma è qui che compie il grande salto, appunto Dan Millman. Incontro un maestro di nome Socrates che gli apre la via alla consapevolezza, alla saggezza, alla pace del cuore e a vivere in armonia con tutto ciò che esiste. È proprio il salto che gli permetterà di tornare a camminare, a correre, a tornare su al trampolino, ma che soprattutto darà alla sua vita ciò che prima non aveva mai avuto, la felicità. Oggi lavora e vive perché ogni uomo possa far uscire il potenziale che ha dentro. Ecco, amici, la festa di Pentecoste esprime la verità che Dio abita dentro di noi. Dio non è più presente fisicamente in mezzo a noi. Dio è presente con il suo spirito. Ma se noi chiediamo alle persone cos'è lo spirito, la maggior parte non saprà cosa rispondere e nessuno di noi saprà rispondere adeguatamente. E se non sa
rispondere è perché non lo conosce, non ha esperienza, non lo ha mai vissuto. Molti pensano che lo spirito sia qualcosa che si aggiunge a quello che siamo. Noi siamo qui così, lo Spirito Santo si aggiunge a noi, entra dentro di noi. Quindi se una cosa che si aggiunge, ne posso fare anche a meno. Ma lo Spirito Santo, e vale per tutti, credenti e non credenti, lo Spirito Santo non è un di più, ma qualcosa che noi già siamo. Altri pensano che lo spirito sia in contrasto con la materia. Lo spirito non è in contrasto con la materia. È una cosa erronea pensare così. Per cui spirituale, alcuni dicono, vuol dire disincarnato, fuori dal mondo. E quando pensano a una persona spirituale, si immaginano un monaco che vive quasi fuori dal mondo, solo pregando e che odia tutto ciò che c'è nel mondo. Queste persone, mettiamoci dentro anche noi un po', sicuramente, queste persone potrebbero leggere un po' di più il Vangelo e osservare quanto materiale fosse Gesù. Materiale, sì. Gesù mangiava, beveva, faceva festa, si divertiva e toccava, abbracciava. E non si può dire che non fosse spirituale Gesù, anzi. Allora lo spirito non viene in noi un giorno della nostra vita, ma abita già in noi. Lo spirito non è nient'altro che il modo con cui Dio abita in noi. Ed essere spirituale, ricordiamo che questo è importante, essere spirituale non si identifica con pregare molto. Bisogna pregare, questo è scontato, ma essere spirituale non è pregare molto o fare cose religiose, o frequentare la chiesa, o pellegrinaggi. Essere spirituali, ecco, è un modo di vivere. Essere spirituale vuol dire vivere facendo emergere ciò che ci abita dentro. Madre Teresa, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, disse a un giornalista: vede, io Dio lo vedo chiaramente, non lo vedo fisicamente, ma lo vedo. E qui, in questo uomo che soffre, e in quello lì, di quel letto lì, abbandonato da tutti, dice Dio, Dio. Poi dice Madre Teresa al giornalista: Dio è in me, Dio è in lei. Se lei non lo vede, non è un affare mio. Per me la cosa è così evidente. Che cosa vedeva questa donna? Che occhi aveva da vedere? Che Dio è presente in ogni creatura. Poi andiamo anche in altri personaggi, in altre persone. San Francesco d'Assisi, ma non è l'unico, vedeva Dio nell'acqua, nel sole, nella luna, perfino nella sorella morte. E ci chiediamo, ma Francesco d'Assisi era pazzo? Era solo un romantico? Era solo un poeta? Oppure aveva valicato la soglia della materia. Guardiamo lo stesso Gesù. Gesù
che guardava gli uccelli del cielo o i giri del campo e affermava che neppure Salomone in tutta la sua ricchezza vestiva come loro. Cosa vedeva? Era pazzo? O aveva varcato la soglia della materia? Quando Gesù proclamava le beatitudini e diceva beati i poveri, quelli che piangono, quelli che soffrono, era un pazzo? Chi vuole soffrire, chi vuole essere perseguitato, deriso o imprigionato? Nessuno. Nessuno che sia sano di mente. E allora cosa vedeva Gesù? Non è che avessi valicato la soglia dell'apparenza? Einstein, il più importante fisico del XX secolo, nel 1905 definì una formula E uguale mc al quadrato. Si tratta forse della più semplice e nello stesso tempo complessa formula mai descritta nella storia della scienza e della matematica. E energia, M massa relativa, per C velocità della luce. In pratica, Einstein ci dice che l'energia è uguale alla massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Bella teoria, avvincente, accattivante, però in termini pratici, alla fin fine cosa vuol dire? Mi direte voi cosa c'entra? Ovviamente non è questo il luogo, il momento per dare una spiegazione scientifica. Da un primo ragionamento notiamo un particolare però, che stupisce molto, in quanto pur essendo un'equazione piccola, compatta, è rivoluzionaria e determina eventi da un lato distruttivi, dall'altro creativi. Questa formula stabilisce che la materia è anche luce spirito. Ecco quello che si vuol dimostrare. Questa formula scientifica dice che ciò, pensate, che i mistici da sempre sapevano. Quando i mistici guardavano le persone, la natura e ogni cosa, non vedevano la materialità, ma la luce, lo spirito che abitava in ogni cosa. Tu, per esempio, ecco, guardi un sasso e dici che è pieno, ma invece dentro è vuoto. Il 99% delle cose, questo è interessante, ma il 99% delle cose è fatto di vuoto. Ad esempio, se noi togliessimo il vuoto della materia, lo spazio che c'è tra gli atomi, la città di Milano sarebbe nient'altro che una pallina da tennis. Tu prendi un sasso e dici, senti che duro, senti che resistenza. Ma la resistenza non è data dalla materia, ma dalle connessioni, dei rapporti che si instaurano tra i vari atomi del sasso. Tu prendi un sasso, lo guardi e dici, ma più materia di questa? Dipende con quali occhi lo guardi.
perché quel sasso lì è energia condensata. Se tu lo guardi con gli occhi dello spirito, è luce. Tu sei seduto su una sedia, forse come siete adesso, seduti sul divano, in questo momento. Indossi degli abiti e porti delle scarpe, più materia di questo. Ma ti sbagli, perché tutto questo è energia condensata, così come il ghiaccio è acqua condensata. Così la materia è energia condensata. Se tu entri dentro la materia della sedia e di ogni cosa, troverai degli atomi che ballano in maniera allucinante in un movimento frenetico. La sedia non è ferma. Quante volte diciamo, ma questa sedia non è ferma, ma per un altro motivo. Ma la sedia dove tu sei seduto non è ferma. La sedia vive. Il legno che tocchiamo, che è sempre morto, non è morto, vive. La sedia dove sei seduto è materia, ma più dentro è energia. La scienza non fa altro che rendere scientifico ciò che da sempre i mistici hanno saputo. Tutto è al tempo stesso onda, energia o particella, materia. Ogni cosa è materia e spirito, luce, energia. Lo spirito si trova nell'unghia, nell'osso, nella pelle. Non c'è uno spirito dentro la materia. La materia è simultaneamente spirito e materia. Non esiste uno spirito distaccato dalla materia, ma la materia stessa è spirito. Tutto è materia o tutto è spirito. Dipende da cosa vedi tu. Materia è il pane della domenica sull'altare. Certo, pane della domenica sull'altare. Spirito è quando lo vedo, io vedo in quel pane, il Cristo vivente. Materia è quando vedo nel mio collega o in una persona solo uno che rompe i miei piani, uno che scoccia, uno che mi dà fastidio. Spirito è quando inizio a vedere uno che soffre, uno che ha un cuore e un'anima. Materia è quando vedo di fronte al nuovo giorno solo un altro giorno di lavoro. Spirito è quando posso vedere un'altra opportunità che mi viene data per sperimentare la vita. Materia è quando qualcosa mi fa innervosire. Lo spirito invece è quando inizio a chiedermi il perché, il cosa devo imparare o cosa devo cambiare del mio comportamento o del mio modo di pensare. Materia è quando guardo una donna e voglio possedere il suo corpo. Spirito è quando inizio a percepire che quella donna è una creatura con un cuore che batte e che pulsa. Materia è mangiare. Spirito è gustare. Quando si va a tavola è sempre... lo vado a mangiare, ma se mangia va bene, ma se gusta quel cibo, ecco,
vi entra lo spirituale. Materia è respirare, avviene in automatico, uno respira senza neanche accorgersi. Spirito è essere consapevoli del respiro. Non a caso la parola ruah, spirito, in ebraico vuol dire anche soffio. Lo troviamo già nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi, e poi anche nel Vangelo. Materia è udire il canto degli uccelli. Spirito è ascoltare il canto degli uccelli. Non sono sottigliezze queste qui, Quindi la stessa vita, amici, può essere terribilmente materiale o terribilmente spirituale, piena di buio o di luce. Tutto può essere materia o tutto può essere spirito, dipende dai miei occhi. Concludendo, non dimentichiamo che i doni dello Spirito Santo, quando sono efficaci, costruiscono fraternità, costruiscono comunione, superano le differenze, accorciano le distanze, sanano le divisioni, alimentano il perdono. Amici, una persona, è un'esperienza, penso che l'abbiamo fatta tutta, la possiamo fare, una persona inabitata dallo Spirito è una persona migliore. Sì. Questo è un... non è per pensare chissà quali grandi cose, è veramente così, e ce ne accorgiamo se una persona è abitata dallo Spirito. Non si è migliore per se stessi, no, ma per gli altri. Non si tratta di piacersi di più. Non solo. Ciò che fa la differenza è che, mossi dallo Spirito Santo, piacciamo di più al mondo e il mondo piace di più a noi. Quindi, quando diciamo il mondo, oh che schifo, no, un momento. Se siamo abitati dallo Spirito non arriviamo a dire questo. Si guadagna in amabilità quando si è posseduti dallo Spirito. Il bene che si diffonde partendo da noi, dalla nostra presenza e naturalmente dalla nostra azione, attrae coloro che ci vivono accanto e li innamora Dio. Non è necessario essere preti o suore per comunicare lo Spirito. Certo, abbiamo bisogno di tanti preti, di suore, eccetera. Non è questo il discorso. Ma si tratta di essere pienamente noi stessi. Questo è il segreto. Lo Spirito Santo sa come fare perché un prete diventi un prete migliore, perché una monaca diventi una monaca migliore, perché un padre di famiglia, una moglie, un figlio, un collega di lavoro diventino persone migliori. Gli Atti degli Apostoli presentano una varietà straordinaria di doni dello Spirito Santo. E ognuno di noi ne possiede, questi doni, i 7 santi doni dello Spirito, questo, ma ognuno di noi ne possiede almeno uno in particolare. Avete sentito bene, ma è meglio ripeterlo, anzi ripetiamocelo gli uni gli altri. Tutti abbiamo i doni dello Spirito Santo, ma ciascuno possiede almeno un dono particolare dello Spirito per costruire qualcosa di buono. Innanzitutto rendere buono se stesso e rendere buoni anche
anche gli altri. E ricordiamoci infine di una cosa, che soltanto la bellezza salverà il mondo, se sarà capace di illuminare e non solo di brillare. Meglio una lampada che un diamante, tanto per capirci. Buona Pentecoste a tutti e arrivederci la prossima domenica. Solennità della Santissima Trinità. Ciao, ciao.